mie emozioni sono state comunque molteplici, perché comunque è sempre stata una sfida, pensando già di ogni run di ma non si può migliorare, comunque abbiamo già fatto, a parte gli errori fatti o meno. La dimostrazione è stato che il quinto run, con l'industria 4.0, l'aiuto tecnologico, i palmari, tutte le informazioni che avevamo a disposizione per non sbagliare e comunque ben mirate a ciò che dovevi fare in quel momento, abbiamo fatto un risultato praticamente doppio rispetto agli altri run, con una qualità 100, che questo è una cosa delle più importanti al giorno d'oggi. Il beneficio è che la roba, cioè i materiali, arrivano quando servono, li hai a portata di mano, come abbiamo nelle analisi che abbiamo fatto, e la strategia di movimentazioni delle materie prime dedicate e non dedicate, perciò comuni, avevi tutto a portata di mano nel momento e nella scaletta in cui l'ordine lo richiedeva, e perciò per questo puoi fare una varietà di modelli veramente con una gestione senza tempo, cioè praticamente puoi inserire un ordine urgente a tempo zero e non va a impattare come costi sul resto della fabbrica o della produzione. Queste due giornate mettono a dura prova le persone, anche fisicamente. 10 persone che vengono da contesti completamente diversi, aziende diverse, business diversi, dimensioni, funzioni, si trovano insieme a collaborare in una zona franca dove è possibile sbagliare, ma dove devono confrontarsi non con la teoria astratta dei concetti, ma con la pratica, col dover ottenere risultati sul campo. Ecco, in queste condizioni normalmente viene fuori il meglio delle persone, si sviluppa un naturale senso di collaborazione che crea lo spirito di squadra. Ecco, fare un'esperienza di collaborazione, di scambio anche forte, legata al campo, legata al dover portare a casa dei risultati, ma anche con passione, credo che sia la cosa più importante che i partecipanti possono portare a casa da questa esperienza.